Quando arrivò a Bergassane, in Val di Varra, con la sua Lambretta nel 1962, giovane prete appena ordinato, don Germano Celorra non avrebbe mai pensato che 60 anni dopo la gente della Val di Varra l'avrebbe voluto festeggiare in quella sua prima parrocchia. In realtà non arrivò in moto a Bergassana, perché la strada non c'era, si arrivava solo a piedi, e quella strada lui la fece costruire. 10 anni trascorsi tra Bergassana e Sestacodano. Poi, nel 1972, il ritorno nella Lombardia, di cui era originario, prima a Prospiano, poi a Garbagnate Milanese, dove dal 1981 è cappellano della casa di riposo. Nato nel 1933 e ordinato nel 62, don Germano ha festeggiato quest'anno il 60° anniversario della sua ordinazione ed è stato nominato canonico onorario del capitolo di Brugnato, essendo ancora incardinato nella diocesi spezzina. Affaticato dall'età, ha comunque voluto affrontare il viaggio da Milano per rivedere i suoi vecchi parrocchiani di Bergassana, che lo hanno incontrato nel giorno della festa di San Rocco. Il cuore. Ho lasciato il cuore. È stato il mio primo amore. Tanti ricordi, la bontà della gente, il lavoro che hanno fatto, la disponibilità che avevano. Qual è il significato di un evento come questo, di una piccola parrocchia che si ricorda del suo parroco anche dopo 60 anni? Beh, ha un significato di affetto, ma anche un significato di fede, perché quel legame del sacerdozio con il proprio popolo diventa veramente anche esplicativo di un cammino fatto con questo popolo, soprattutto se poi queste piccole comunità oggi purtroppo non hanno più il parroco residenziale, ma si rendono conto di quanto sia importante proprio la figura del pastore. E poi i 60 anni di sacerdozio non sono pochi. E anzi è un bel traguardo che ovviamente dovrà ancora andare avanti, ma che ci deve veramente far ringraziare insieme al Signore e comprendere quanto sia bella e valida la vocazione sacerdotale proprio come proposta di vita e di conseguenza di risposta da parte dei giovani. Il parroco in queste piccole parrocchiette ha condiviso la vita della popolazione a pieno, sotto tutti gli aspetti. Sotto l'aspetto pastorale, perché parroco, ma anche condividendo tutte le preoccupazioni. Un tempo queste piccole comunità erano fiorenti, c'erano tante persone, adesso diventa difficile anche essere parroco. Più che essere difficile, diventiamo figure di riferimento sotto ogni aspetto. Comunità fragili di anziani, ecco, che vivono, ecco, la loro fede, la loro testimonianza e anche la loro solidarietà, ma comunità fragili perché il numero, ecco, sono piccole comunità o diverse parrocchiette e 20-30 persone, e solamente anche per raggiungere la chiesa, lì si dà una testimonianza di fede.